Durante una vacanza, un ex ufficiale della Seconda Guerra Mondiale, in vacanza a Sandakan, in Malesia, sarebbe rimasto allibito dopo aver scattato diverse foto. Tra queste sarebbero comparse le sagome dei cosiddetti fantasmi della Marcia della Morte, ben 2.400 soldati, prigionieri di guerra sia britannici che australiani, che erano stati costretti dai soldati giapponesi in una marcia a piedi nudi lungo il pendio del monte Kinabalu e Ranao. Questa immagine, tratta dalla foto, sarebbe stata scattata dall'ufficiale nel 2010, quando il maggiore Tullock era a bordo del suo veicolo noleggiato 4x4, percorrendo un sentiero, iniziò a scattare delle foto. Ignaro però di quello che poi sarebbe accaduto. In una foto vide, secondo lui, nitidamente dei soldati, presumibilmente spettri, che percorrevano quel piccolo sentiero stretto e fangoso. La foto poi venne esaminata e sembrava che non c'erano tracce di manipolazione. E i soldati erano esattamente in linea con il percorso che facevano i prigionieri anni prima. Per gli scettici, però, si tratta solo di un gioco di luce e non ci sarebbe niente di paranormale.